Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon martedì a chi ci segue in diretta, buon martedì a chi ci seguirà, beato lui, con un po' di comodo più tardi, ma soprattutto buon martedì al professor Lorenzo Castellani, Luis Scienze Politiche, che abbiamo la fortuna di sentire come ogni martedì. Buongiorno caro Lorenzo, come stai? Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti, bene, grazie. Allora, per una rassegna che vive naturalmente di ciò che troviamo sui giornali, ma anche di qualcosa che sui giornali non trovate perché è successo più, diciamo, nelle ultime 5-6 ore che nelle ore precedenti. Intanto, alla fine è stato varato il DPCM, col favore delle tenebre, avrebbe detto qualcuno, ma attenzione, i giornali, alcuni fanno in tempo a prevedere una modifica, una mezza retromarcia sulla questione delle feste in famiglia è diventata soltanto una raccomandazione. Insomma, la patente incostituzionalità di un intervento coercitivo nelle case degli italiani è alla fine, diciamo, è stata notata. Anche pare con lite fra Conte e Speranza. Si ragiona invece poco, con l'eccezione di Claudio Antonelli sulla verità, dei riflessi economici di tutta questa situazione. C'è invece molta attesa, diciamo così, sul, come anche naturale, per carità, sul pallottoliere parlamentare rispetto al voto sulla NADEF. Si tratta di capire come incideranno le assenze legate alla quarantena, come giocheranno invece a favore del governo eventuali aiutini e stampelle. Segnalazioni finali con Buzzi, ve lo ricordate, l'uomo nero della Tangentopoli romana, ma anche il capro espiatorio troppo facile per molti, sentito da Francesco Borgonovo. Il cardinale Pell, dopo essere stato scagionato, ma anche con l'atroce sospetto dal suo punto di vista che 700.000 euro siano partiti dal Vaticano per finanziare i suoi accusatori, è stato ieri ascoltato dal pontefice. E poi il grande ritorno, poche mezze ore fa, di Trump in Florida, negativo al test con un comizio fiammeggiante. Poi si tratta di capire se questo comeback, questo ritorno e rimonta potranno o no materializzarsi. Le aperture, la verità, il governo ci fa spiare in casa, Speranza ha trovato il nemico da combattere, le famiglie, ha deciso che lì si annida il morbo, perciò vuole vietare gli incontri e non potendo ancora far fare irruzione alla polizia, si affida alla delazione dei vicini in puro stile sovietico. L'infortunio televisivo clamoroso di Speranza dell'altra sera. Corriere della Sera, sceglie il titolo neutro, non avendo certezza di quello che sarebbe accaduto. Cene in casa e gite, ecco i limiti. Il Fatto Quotidiano, sulla linea, ma signora mia, altrove stanno peggio di noi. L'Europa richiude, l'Italia socchiude. Come a dire, qui stiamo meglio, fa capire Travaglio, o vuol far capire Travaglio. Per il giornale c'è un altro tema, scuola a rischio, e vedremo su questo c'è stato uno scontro, a parti diciamo inusuali, lo vedremo tra i governatori delle regioni e la ministra Azzolina. Sulla scuola è anche Repubblica a titolare virus, scontro sulla scuola, torniamo alle lezioni a casa e vedremo chi lo dice, forse qualcuno di diverso da chi potreste immaginare. E infine la stampa, gite, cene e party, arriva la stretta. Lorenzo, come si apre questa giornata? Aiutaci a inquadrarla. In Italia mi pare che si apra sempre con la questione della pandemia e con le idee più o meno bislacche sul piano normativo e sul piano burocratico del governo, con una manovra che, come sempre, mi pare voglia scaricare sui cittadini, diciamo, sul popolo bue, per usare il pensiero probabilmente di alcuni politici della sinistra, la riaccensione dei contagi, mentre appunto sulle questioni più organizzative della sanità, della scuola, dei tracciamenti, pare ancora insomma non sia un sistema messo a punto in maniera efficiente, tanto che appunto dobbiamo ricorrere poi alle intrusioni sulle feste o altri tipi di appunto strane prescrizioni normative anche molto difficili da realizzare, le delazioni e via dicendo.
Sul piano internazionale mi pare che assistiamo anche qui in Europa a una grande centralità ancora dell'epidemia. Macron verosimilmente questa sera o tra stasera e domani parlerà alla nazione per il problema dei contagi. Boris Johnson ha fatto una stretta anche lui a livello di lockdown, mentre negli Stati Uniti, diciamo, il coronavirus più che materia di dibattito in termini di azione del governo per contrastare il virus, è diventato il vero fulcro della campagna elettorale, ribaltato da Trump. Cioè, Trump, fino a che non si è ammalato, ha evitato di parlare o di mettere al centro della campagna elettorale la pandemia. Dopo che si è ammalato ed è guarito, diciamo, la potenza della scienza e la potenza del sistema americano per fronteggiare dal punto di vista delle medicine, dal punto di vista dei vaccini, il virus è stato messo da Trump, diciamo, di fronte a tutto per mostrare che tutti ce la possono fare come ce l'ha fatta lui. Quindi questo mi sembra un po' lo scenario generale. E allora proviamo a inserire adesso una serie di elementi dentro questa cornice costruita dal professor Castellani. Intanto una piccola vetrina per la verità, che è anche un modo per invitarvi quando uscirete di casa a passare in edicola a prenderla. Due citazioni, che sono poi i due commenti di prima, quello del direttore Belpietro, l'editoriale, che parte proprio dalla infelicissima performance televisiva dell'altra sera di Speranza da Fazio con questa storia della delazione e ironizza Belpietro, probabilmente al custode della salute era venuta l'idea di piazzare delle microspie dentro ogni casa per verificare i comportamenti degli italiani, ma qualcuno che ancora ha a cuore i principi costituzionali deve averglielo sconsigliato. Perciò Speranza ha rivelato il suo piano per impedire le serate intorno al tavolo. Il governo confida nelle segnalazioni che, tradotto in un linguaggio più terra-terra, significano spiate. Sì, come ai bei tempi dell'Unione Sovietica, a Palazzo Chigi sognano di ricevere soffiate che svelino le riunioni vietate dei nemici della rivoluzione sanitaria. Immaginiamo già il Tribunale del Popolo che dovrà giudicare i pericolosi reazionari, virgolette, il sarcasmo del direttore della Verità. Risponde al vero la notizia che domenica scorsa lei, sua moglie e i suoi figli siete stati a pranzo dai nonni? In caso di risposta affermativa c'è da mettere in conto una condanna sicura. E sul medesimo tema Marcello Veneziani, così inetti a fronteggiare la cinese, così bravi a governarci con il terrore. Insomma, questo tentativo ce lo spiegava nel suo incipit Lorenzo Castellani di trasferire un po' di senso di colpa e inoculare il senso di questi cittadini pericolosi da transennare. Lorenzo, per chiudere questa parte, io sono rimasto colpito da un'altra frase di Speranza l'altra sera da Fazio, perché naturalmente quella più grossa era questa delle segnalazioni, ma c'era la frase precedente che destava veramente preoccupazione. Interverremo sugli aspetti non essenziali della vita dei cittadini, ma tocca a un ministro stabilire cosa è essenziale per me e per te. Beh, nella loro mentalità sì, nel senso che mi pare che sia un po' quello l'andazzo legato soprattutto a questa seconda fase, no? Quindi mentre nella prima fase, tutto sommato, c'era una situazione di grave emergenza, c'era un lockdown che diciamo, probabilmente era giustificato, ma appunto in quel caso serviva per prendere tempo, per ampliare e riorganizzare il sistema sanitario. E oggi siamo scesi, complici anche alcuni errori del governo stesso, tipo la riapertura delle discoteche in piena estate, siamo scesi nel campo dei comportamenti individuali, cioè siamo di fronte proprio a una biopolitica, nel senso di una politica che tocca e si introduce nella vita dei cittadini condizionandola. E questo appunto è quello che sembra ovviamente molto commendevole nei confronti del governo da questo punto di vista. Diciamo che noi possiamo immaginare sicuramente uno sforzo, il mantenimento delle attenzioni, gel, mascherine, ma uno sforzo soprattutto sulle questioni appunto sanitarie, del tracciamento, del potenziamento dei tamponi, del sistema di isolamento dei più deboli. Qui ancora siamo a parlare invece della chiusura dei ristoranti alle 10 o alle 11, degli assembramenti dei giovani oppure del poter vedersi in quante persone
dentro casa. E questo, sinceramente, mi sembra un po' un'esagerazione, anche un potenziale boomerang per il governo, perché alla fine anche i più impauriti di fronte a prescrizioni del genere, probabilmente a un certo punto si stancheranno o si arrabbieranno, ma proprio perché appunto non c'è un progetto, diciamo, scientifico dietro un pensiero di costruire un'infrastruttura per fronteggiare il virus. È tutto rimesso, come sempre, scaricato sui cittadini, al comportamento dei cittadini che vanno diretti in quanto masse bovine e greggi di pecore. Questa è purtroppo la filosofia, tutt'altro che commendevole, come tu giustamente spiegavi. Allora, i dettagli del DPCM, naturalmente il testo è venuto fuori nella notte, i giornali devono, diciamo, lavorare per costruzione, i giornali sono stati chiusi nella tarda serata. Molto affidabile Carlo Tarallo sulla Verità, affidabili anche, ce l'ho sotto gli occhi, la Guerzoni e la Sarzanini, pagine 2 e 3 del Corriere della Sera, e c'è, diciamo, un comodo specchietto per ricostruire. Allora, dalle 21 non potete più sostare fuori dai locali, da quello che si capisce è chiusura a mezzanotte. Poi questa cosa un po' strana per cui ai matrimoni, ad altre celebrazioni non più di 30 persone, però in famiglia non più di 6, però attenzione, non è più, come dicevamo, una norma coercitiva, è un consiglio, e spiegano Guerzoni e Sarzanini, ci sarebbe stato l'alt del Quirinale. Il cambio di rotta sulle feste private è maturato per la contrarietà del Premier e di diversi ministri e anche per gli avvisi che dal Quirinale sono arrivati al governo. Dalle stanze e dagli uffici del Colle più alto è stato fatto notare che nel decreto del 7 ottobre, che fa da cornice giuridica al DPCM di Conte, si parla di nuove regole per i luoghi pubblici, ma non si faccenna ai luoghi privati, e così via. Poi, peraltro, non vorremmo ricordare a quelli che ci hanno detto per anni che c'era la Costituzione più bella del mondo, che nella Costituzione più bella del mondo ci sarebbe anche un articolo sull'inviolabilità del domicilio, l'articolo 14, eccetera, eccetera. Speriamo che nella notte non sia stato modificato. Scherziamo, ma non troppo. Attenzione però, perché dietro questa storia c'è anche uno scontro politico o forse mediatico da decrittare tra Conte e Speranza. Non lo racconta solo un giornale, comunque critico nei confronti del governo, come Il Giornale, Laura Cesaretti, pagina 4, l'ira di Conte sulla gaffe TV del titolare della salute non era utile né fattibile. Ma lo raccontano anche giornali di orientamento diverso, a prendere la stampa, ad esempio, eccolo qui, Stampa, pagina 2, si parla di. Anche qui dubbi di costituzionalità sul divieto di cena e dissenso del Premier, e ancora più esplicita Repubblica, andiamo a prendere, eccola qui, Conte frena sul divieto alle feste in famiglia, Tommaso Ciriaco. Questo pezzo teniamolo da conto perché poi ci servirà anche per aprire un altro capitolo. Vediamo come si conclude il retroscena di Ciriaco. C'è il problema scaturito dalle indiscrezioni sul divieto di feste private, una misura fortemente voluta da Speranza, per ovvie ragioni sanitarie, e sostenuta da Franceschini, ma che Conte preferisce ridimensionare a forte raccomandazione, allarmato da chi paventa l'intrusione dello Stato nel domicilio dei cittadini. C'è un dibattito in corso nel governo, ammette con i governatori. Il ministro Speranza preferirebbe il divieto, ma io, è Conte che parla, ho dei dubbi anche di natura costituzionale. Meglio una forte raccomandazione. Il Premier spiega che sarebbe difficile verificare se è in corso una festa e poi come distinguerla da un normale incontro. Non sono convinto, ripeto, vabbè, al di là di queste cose di elementare buonsenso che alla fine si sono fatte strada, però Lorenzo, forse c'è il sospetto che l'incazzatura di Conte, più che giuridica, perché dubito che lui e Casalino si preoccupino particolarmente della inviolabilità del domicilio degli italiani, forse opino può essere un'incazzatura mediatica, cioè la gaffe di Speranza gli ha sciupato la narrazione, questi erano pronti a dire vi proteggiamo, vi aiutiamo, e invece diciamo il momento Germania Est di Speranza ha guastato un po' lo storytelling. È troppo malizioso Beh sì, pensarlo? ma no, ora, come dicevamo prima, alla fine il vero problema di tutto questo è che qua il governo rischia che, diciamo, se si esagera con questa idea di normare tutti i comportamenti, inclusi quelli privati,
e di mettere, diciamo, a rischio i diritti costituzionali, anche quelli più intimi, chiaramente ci può essere un ritorcimento in senso contrario al governo, cioè la questione qual è? È che lo stato d'emergenza, lo stato d'eccezione in democrazia può essere sopportato per un periodo di tempo limitato. Alla lunga, se la situazione non si risolve, ma anzi, Certo. come visto in questo caso, tende a peggiorare in alcuni aspetti, cioè un'intrusione ancora più forte, è chiaro che a un certo punto i cittadini inizieranno a dire: ok, allora è colpa della politica, è colpa del governo che nel fronteggiare questa emergenza, magari all'inizio, diciamo, potevamo anche tollerarlo, ma ora è evidente che va additato come colpevole. Quindi, secondo me, Conte, al di là della, diciamo, del protagonismo mediatico, che ovviamente sarà a cuore a lui e Casalino, credo che stia iniziando a tenere da conto anche questo elemento. Allora, però invece, come dicevano i vecchi radiocronisti del calcio da Catania, clamoroso Alcibali, attenzione perché qui si rovesciano le parti sul tema della scuola. Chi è che difende, ci raccontano i giornali, un minimo di normalità? Incredibile da dire, il ministro Azzolina. E chi è invece che avrebbe auspicato la chiusura? I governatori. Restiamo proprio sul retroscena. Ciriaco, citato un istante fa, non se ne parla, ripete a tutti Lucia Azzolina quando a metà pomeriggio alcuni governatori chiedono in videoconferenza a Giuseppe Conte il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori. E nella pagina precedente, di Repubblica, Michele Bocci circostanzia la questione: scuole in bilico, le regioni si schierano, lezioni da casa. E leggi, 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 cerca, cerca, qual è la ratio della richiesta di alcuni governatori, per fortuna non di tutti, il fatto che ci sarebbe troppa ressa sui bus, il che è effettivamente vero, ma la risposta è potenziare i trasporti. Ah, francamente, non è compito nostro dare consigli ai governatori, ma il punto sarebbe dire: caro governo, dei 100 miliardi che hai stanziato, quanti ce ne dai per il potenziamento del trasporto pubblico locale, per acquistare altri bus? Perché se no, Lorenzo, se la logica è che siccome c'è troppa gente sui pochi bus, bisogna chiudere le scuole, ho l'impressione che entriamo in un loop complicato, no? Lì c'è un problema, diciamo, di risorse, anche vero che era chiaro che si sarebbe presentato, di risorse nel senso che tu oggi puoi aggiungere, raddoppiare i bus, poi quei bus, se la situazione tornerà alla normalità nel giro di qualche mese, un anno, 2 anni, ti restano, ti Certo. resta la loro gestione, ti resta la loro spesa, quindi chiaramente, diciamo così, è difficile da questo punto di vista, in autonomia per le regioni o per i comuni, compiere questo passo. Però siamo di fronte al solito di un deficit di coordinamento tra i governi locali e il governo centrale, cioè il governo centrale appunto o dice: non vi preoccupate, i soldi ci sono i soldi dell'Europa, possiamo fare debito in questo momento a interessi sostenibili, quindi troviamo noi dei fondi per allargare lo spettro del servizio pubblico di trasporto, oppure l'alternativa è tenersi questi ping pong continui tra delle regioni che non vogliono prendersi la responsabilità, per un motivo abbastanza comprensibile, cioè che il sistema sanitario va in capo alle regioni. Vi ricordate quello che ha dovuto subire la regione Lombardia negli scorsi mesi, no? Quindi il rischio è quello di un dannazio e di accuse da parte dei cittadini e da parte del governo centrale continua. Dall'altra, appunto, c'è il problema di risorse e di coordinamento proprio con Roma, e quindi diventa una situazione, mi pare, diciamo, difficile Così. da superare e a macchia di leopardo. Considerando anche che già oggi chiunque ha dei figli che vanno a scuola può constatare la differenza tra una situazione e l'altra, nel senso che ci sono dei luoghi e delle scuole che hanno strutture capaci di fare lezioni in presenza senza particolari problemi, ce ne sono altre dove i figli vanno a scuola in presenza 2 volte alla settimana e le altre 3 seguono le lezioni da casa perché non ci sono gli spazi. Quindi qui diciamo il problema è un problema profondo, molto variegato.
in cui se non hai una regia forte da Roma rischia di sfuggirti di mano e rischi di fare quel che è successo a febbraio, cioè in cui una, due, tre regioni iniziano a dirti sai che c'è, nella mia regione i contagi sono particolarmente elevati, se per caso poi si saturano gli ospedali la responsabilità politica è la mia e dunque mettiamo tutti Sì. online e poi riparte il solito ricorso al TAR e tutto quello che abbiamo già vissuto in passato. Senti, per chiudere questa amplissima prima parte della rassegna, due commenti che citiamo velocemente. Mi pare molto saggio Pierluigi Battista sul Corriere della Sera che invita a una certa sobrietà di toni. Occorre separare il necessario dal rituale, il contenuto dei provvedimenti dai, virgolette, messaggi che si vogliono lanciare, i fatti dai simboli, le misure prese dalla rappresentazione e dalla sceneggiatura dell'emergenza. L'inquietudine cresce tra i cittadini impauriti, non c'è bisogno di alimentarla. Invece volete noi ogni volta commettiamo l'errore di leggerlo e restiamo francamente basiti per la pochezza. Questo Luca Bottura oggi nella pagina dei commenti di Repubblica, di chi è la colpa? Naturalmente della destra cattiva, che l'attuale destra italiana accusi chiunque al mondo di auspicare un regime è una battuta così rotonda che nemmeno Martufello ai tempi d'oro. Ieri Daniela Santanchè, segretaria del partito fashionista italiano, questo dovrebbe far molto ridere, ha accusato il ministro della salute Roberto Speranza, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, se i toni sono questi. Cose più serie, i riflessi economici. Oggi la verità va guardata anche per questo. Claudio Antonelli sulla NADEF e, diciamo, sullo scenario economico, per niente allegro, che si prepara. In un altro pezzo sulla verità ha citato Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, dice: guardate che anche al netto delle restrizioni del nuovo provvedimento, già la previsione di Confcommercio è da qui a fine anno di 270.000 aziende chiuse, il che si traduce in 1 milione di posti di lavoro che salta. Scenario politico. Qui il pezzo da guardare assolutamente è quello di Stefano Folli. Così riscattiamo la pagina dei commenti di Repubblica. Via Bottura, e invece, diciamo, per fortuna di Repubblica c'è Stefano Folli. Che ragiona, prendiamo l'incipit e poi ragioniamo con Lorenzo Castellani sugli sviluppi. Scrive Folli: i democristiani del tempo che fu erano convinti di una verità. Le crisi di governo spesso arrivano quando le acque sembrano placide. Oggi, nell'Italia senza più memoria, quasi nessuno sottoscriverebbe una simile tesi. L'idea prevalente è che il ministero Conte sia destinato ad andare avanti almeno fino al gennaio 22, quando il Parlamento eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. Ipotesi realistica, ma che non esclude il colpo di scena per sua natura imprevedibile. Poi, su questo incipit, Folli costruisce il suo ragionamento, individuando tutta una serie di fattori di nervosismo dentro la maggioranza, ma anche di movimenti dentro l'opposizione, la situazione della Lega. Folli descrive un paio di scenari alternativi, un Conte ter, un Conte ulteriore, riveduto e corretto, o anche invece uno scenario di unità nazionale più allargato. Folli l'ha anche ringraziato perché ha la gentilezza di citare un'intervista di ieri sulla Verità. Lorenzo, a me pare che metodologicamente Folli abbia ragione nel dire: guardate, tutti ci stiamo abituando a un unico schema, che sarà pure il più probabile, ma non è mai detto che, come dire, gli scenari si riducano a uno in politica. Tu come la vedi rispetto ai prossimi mesi? È per forza Conte bis fino a fine legislatura? Ma sai, io anche nell'ultimo report che abbiamo fatto della Luiss School of Government passo un po' in rassegna le ipotesi di Folli. Io sono più scettico sul rimpasto, nel senso che secondo me il governo, vista anche la situazione dei 5 Stelle, si tiene in piedi per miracolo. Spostare le tessere, diciamo, in questo mosaico può diventare molto pericoloso per Conte. Quindi un Conte ter, considerando anche che non ci sono elezioni importanti, cioè oramai abbiamo superato le regionali, sì, si vota in alcune grandi città tra qualche mese, però diciamo, è difficile pensare dei riflessi per il voto in 4-5 città importanti. L'ipotesi Conte ter oggi mi sembra,
possibile, ma non tra le più probabili. E invece, diciamo, un aggravamento delle condizioni generali del sistema, in cui ad esempio c'è un incidente sul recovery fund in qualche Parlamento nel nord Europa, o proprio a seguito di questo incidente la dotazione del fondo viene ridotta, o ci si accorge, calcoli alla mano, anche qui appunto l'abbiamo fatto con la LUIS, che in realtà poi il saldo netto del recovery fund non è che sia così ampio, parliamo di una ventina di miliardi. Essenzialmente diciamo che la nostra situazione è una situazione pesante, perché abbiamo un debito in grande crescita, perché abbiamo dei prestiti che andranno ridati all'Unione Europea nei prossimi anni, quindi restiamo un paese che sul piano della finanza pubblica è fragile e molto condizionato. Tutto questo, se diciamo, vedo una congiunzione di fattori, epidemia ancora diciamo, a livelli di allerta abbastanza elevati, mancanza di risorse, è chiaro che insomma, 2 anni così possono essere abbastanza lunghi. Quindi non si tornerà al voto, ma se le cose dovessero precipitare dal punto di vista economico e o epidemiologico, diciamo, altre soluzioni potrebbero non essere escludibili, appunto, inclusi forse governi più allargati o maggioranze riviste. Certo, io diciamo, in questa situazione, nonostante anche nella Lega ci siano movimenti diciamo, più a favore di un approccio più governista, forse più pragmatico, chiamatelo come volete, non vedo grande convenienza da parte di Giorgia Meloni e Matteo Salvini di partecipare a un eventuale governo allargato. Ciò non esclude che però tutto quello che c'è tra Salvini e Meloni, quindi Forza Italia, Gruppo Misto, eccetera, possano magari in questa logica di emergenza invece fornire una pezza d'appoggio. Allora, gli scenari di Stefano Folli, pagina dei commenti di Repubblica, le analisi del monthly report della LUIS che trovate online. Invece, ci si appassiona molto, diciamo, Roma Centro e Roma Parioli sono in effetti molto focalizzate su questo. Che farà Carlo Calenda rispetto alle comunali di Roma? Oggi due tesi opposte. Sul Corriere della Sera, nel pezzo di Maria Teresa Meli, viene descritto un Calenda cauto che ieri manda un messaggio al PD dicendo io non mi candido, diciamo, senza e contro il PD, ma voi non chiedetemi di cambiare posizione sul governo Conte. Diciamo, questo è lo schema, le regole di ingaggio poste da Calenda. E quindi comunque un Calenda dubbioso sulla scelta. Invece, se volete un Calenda con decisione già presa, mi candiderò, è tesi opposta sostenuta dal Tempo di Roma. Le segnalazioni conclusive, ma c'è una questione che dobbiamo ancora affrontare con Lorenzo Castellani. Allora, Francesco Borgonovo ha sentito, ed è un'intervista assolutamente da non perdere, Salvatore Buzzi, protagonista di molti scandali a Roma, ma che diciamo molti vorrebbero trattare come l'unico caprone espiatorio. Ancora La Verità, ma anche altri giornali sul cardinale Pell, che ha la sua giornata di riscatto, essendo stato ricevuto dal pontefice dopo essere stato scagionato dalle accuse, ma temendo che una parte di quelle accuse possano essere state subornate o addirittura finanziate, direttamente o indirettamente, cardinale Becciu, eccetera, dal Vaticano. Naturalmente la difesa di Becciu respinge seccamente questa ipotesi. E infine, ecco l'ultimo tema per cui ci riserviamo gli ultimi 5 minuti, la questione Trump, con due questioni. Per un verso è iniziato in Senato la procedura di conferma della giudice costituzionale Amy Coney Barrett, indicata da Trump, ma occorre appunto la conferma del Senato. La giurista allieva di Antonin Scalia ha tenuto ieri uno splendido discorso sul giudice che deve stare alla legge, secondo la scuola giuridica del textualism, quindi no alle interpretazioni, no al giudice demiurgo. Naturalmente il Corriere della Sera invece cosa fa? Prende i 6 figli della Barrett che assistevano alla scena e dice: si è portate i figli come se fosse una grave colpa. Repubblica valorizza
il ruolo polemico di Kamala Harris, la vice candidata di Biden, che non ha preso posto ieri all'audizione, ma insomma si prepara a combattere. Ma attenzione, quello che sui giornali non trovate è quello che è accaduto un paio d'ore fa in Florida, comizio fiammeggiante di Donald Trump che annuncia la sua negatività al test e insomma sciorina tutto il suo repertorio, vi bacerò tutti, belle donne, tutti, un bacio grande e grosso, folla in delirio e naturalmente in uno degli stati dove si combatte. Lorenzo, tu sei stato il primo alla notizia della positività di Trump e non l'hai fatto certo per ostilità preconcetta nei suoi confronti a dire questo è veramente un colpo duro perché è esattamente sul tema più fragile per lui gli è arrivata la botta. I sondaggi sembrano bruttissimi, cioè ad un'analisi razionale tutto sembrerebbe, direi purtroppo, giocare contro Trump. Eppure Sì. c'è un fattore di entusiasmo tra i suoi. Come la vedi a 3 settimane dal voto? Ma sai, di razionale quando si parla di Donald Trump c'è poco, nel senso che l'uomo ha già ribaltato prima delle primarie nel 2016 e poi un'elezione quando nessuno se l'aspettava né alle primarie né alle elezioni. Oggi parte veramente svantaggiato. Io quello che ho sempre sostenuto nelle ultime 2 settimane è stato che a questo punto, certo, Trump può ancora vincere le elezioni, ha sicuramente una possibilità, ma è più Biden che può perderle, cioè qualche gaffe o una particolare debolezza nelle ultime settimane da parte di Biden, unita al vitalismo di Trump, può creare il mix, diciamo, per cui tutti i sondaggi vengono smentiti. Ora, la questione sondaggi è particolarmente perniciosa, nel senso che tutti i tecnici di questo tipo di rilevazioni sostengono che, diciamo, sono ampiamente volubili, nel senso che sono dei sondaggi che hanno dei margini di errore molto elevati. Quindi, quando il distacco tra i due candidati è inferiore al 5-6%, non è detto che quel candidato non possa vincere, soprattutto all'interno degli stati. Inoltre c'è un problema di come questi sondaggi vengono realizzati, cioè di chi risponde al telefono per il sondaggio, perché c'è una larghissima parte che non risponde alle telefonate, per larghissima parte parliamo dell'80% della Certo, popolazione, ma il 90% in alcuni casi, e quindi diciamo, la loro affidabilità può sicuramente porre un dubbio, però al momento sono l'unico strumento che abbiamo e se noi guardiamo tutti i sondaggi sommati con medie ponderate, eccetera, Biden sembrerebbe in grande vantaggio. Va detto anche che diciamo, per trend demografici e per pluralizzazione etnica, i democratici dovrebbero essere avvantaggiati nel corso del tempo finché resta questo schema tra democratici e repubblicani, perché diciamo le minoranze, soprattutto in alcuni stati, crescono di più e votano prevalentemente democratico. Per cui la situazione, diciamo, è molto complessa, anche perché a differenza dei sistemi europei, in cui ci sono sempre più partiti o più coalizioni, e quindi l'elettorato è più segmentato, negli Stati Uniti, diciamo, quell'idea di portare a votare i tuoi è più centrale. Quindi da questo punto di vista, siccome è più difficile che gli americani cambino idea su uno dei due partiti, sono pochi gli swing voters, c'è cioè una percentuale piccola, specialmente negli ultimi anni circa il 10%, che cambia idea prima delle elezioni, tutti gli altri sono già segnati, tu devi convincere di dove andare a votare. Quindi tutto il gioco di Trump e di Biden è sulla mobilitazione di elettori che non voterebbero mai l'altro. E quindi per questo, diciamo, questo è un altro fattore di particolare incertezza, diciamo. E quindi il punto è capire quanto ciascuno sarà capace in primo luogo di richiamare i propri.
Allora, grazie a Lorenzo Castellani, lo leggete voi. su Panorama, lo leggete nel Lewis Monthly Report e invece gli studenti hanno la fortuna di ascoltarlo nelle sue lezioni. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, poi domani mattina alle 7, ma soprattutto l'appuntamento è quello in edicola con la verità. Buona giornata, grazie ancora professore, ciao. Grazie a voi. Grazie infinite, grazie infinite.